non so preordinare 1000 euro al McDonald's, non mi è mai successo. Come non ha mai visto un ordine del genere. Inizia il piano. Ti chiedo allora, un McChicken menù, tu vuoi una roba? Ma menù wrap col pollo, dai. Partiamo leggeri per non destare sospetto, poi gli sferiamo il colpo finale. Arriva una chiamata dal mio complice. Pronto? Sì, guarda, io sto al Mac, vuoi una roba? Sì, te lo ordino subito. Ok, ci avete i panini quelli da 1,30€? 200. Boom, il primo colpo sferrato. 200. Anche di pollo, 200 anche di pollo. E siamo già a 400 panini in 2 secondi. 200 di pollo e 200 di carne. Sei spaventata, zio. Uè. Bella, che non ci becchiamo. Bella, zio. Vuoi una roba? La roba easy, però sì. 20 menù. Dai, va bene. Dai, double cheeseburger, perfetto. Poi, i McNuggets. Dai, prendiamone 10 da 20. 200 McNuggets. Talmente difficile l'ordine che non riesce a mettere sul computer. Non riesce a mettere l'ordine. A questo punto la commessa del McDonald's non riusciva più a prendere il nostro ordine ed è arrivato il direttore del McDonald's. Forse butto un po'. Sì, sì, buttocene un po' a caso. Vai, vedi un po' te quello che vuoi. Siamo, quanto siamo di prezzo? Così siamo a 901. 901, allora ti chiedo. Prendi un po' di panzerotti e latte di pollo, fra. Non sono serio. Fai così, prendi 10 panzerotto. 3 panzerotti costano 4 euro, se non mi sbaglio. 3 euro. 3 euro, prendi 10 panzerotti e 10 lettere di pollo. Aspetta, e per 3 quanto fa? No, fa tipo 9. Deficiente. Vediamo 30 panzerotti di 3 euro. No, no, fai 15 panzerotti e 15 lettere di pollo, fidati di me. È dai, 15 panzerotti e 15 lettere di pollo. Dai. A quanto siamo? Siamo a 1000 in teoria adesso, no? 1000 perfetto. Esatti, 1000 esatti, vai. Oddio, è andato. Quanto hai pagato? L'ho provato, quanto zio. Hai pagato? 1000 euro tondi al McDonald's. E mentre iniziano a prepararci gli ordini, sappiate che saremo divisi in squadre. La mia squadra, la squadra dei Pirlas V e la squadra di Fedeas. Chi regala più cibo in meno di un'ora vince la sfida. Vai, let's go. Dopo 20 minuti iniziano ad arrivare i primi ordini. Sono 200 nuggets. 200 nuggets. Prendiamo 200 nuggets. Dopo 40 minuti arrivano gli hamburger. Altri hamburger. E intanto che loro facevano gli ordini, fuori dal Mac succede un disastro. Un botto di fan ci avevano riconosciuto. Sappiate che chi si schiera con lui non gli darò niente. Ok, ma noi veniamo il doppio, quindi sì, sì, a posto. La mia infanzia sono cresciuta. Diglielo. E dopo 50 minuti. Questi sono le patong. C'è letteralmente scritto patong sopra. Le patong. Vai, vai, a posto. Chicken burger. Vai, no. Figa, zio, ti sei fatto sgamare. Zio, sta mangiando pure l'ora. Dammi uno a me. Dammi uno a me. La sfida è iniziata. La sfida è iniziata? Oh, ha detto che la sfida è iniziata. Segui. Parliamo. Vuoi 20 McNuggets? No, vabbè, che basta. Mentre non guardavamo, ci hanno messo una sacca in più. Vediamo l'effettivo. Sì, era il cibo. Era il cibo, vai, vai. Aspetta. Buoni. Allora, 20 McNuggets. No! 20 McNuggets. Andiamo. Allora, siamo partiti. No. Ritorciate in maranzo. No. Oggi divento Babbo Natale. Ragazzi, qua abbiamo hamburger da 1 euro. Io lancio, voi prendete. Primo. State calmi. Allora, tu. Prendi anche le patatine. Andiamo. 20 McNuggets, se le vuoi anche te? Vuoi 20 McNuggets? Tieni, top, prenditi questo. Sono bibite. Oh Samu, già finito le bibite, frate. Stai scherzando? Andiamo. Ma frate, allora raga, però li mangiate tutti, eh? Sì. No, lo spreco di cibo. Allora. Certo, frate. Allora. E anche il secondo sacchetto è andato. Vamos! E mentre noi eravamo impegnati a consegnare il cibo ai fan, il team di Fedeasso era già partito. I primi customer siamo noi stessi. Vediamo se è il prodotto buono. È veramente buono. Vai Refe sali. Fate spostare questi. Via mancanza. Fateli partire. Bloccateli, non fateli andare. Bella raga. Assurdo, quanti sono. Ciao team. Un panino, ci puoi passare. Abbiamo speso 1000 euro. Qui stavo parlando con il parcheggiatore dove abbiamo messo la macchina per cercare di non pagare il parcheggio. Guarda, usciranno degli altri che hanno detto che hanno fatto la sfida con noi. Non farli uscire, fagli pagare il parcheggio, va bene.
Vai, mi paga il parcheggio. Oh. Pier paga il parcheggio. Allora, abbiamo un altro. Hai fame? Sei affamato? Troppo. Sei capitato nel luogo giusto. Allora, Pierino dei Pirlasbu ti rifornirà con un panino. Un panino. E giustamente col panino si accompagnano le patatine, proprio. Ovviamente. Ragazzi, credo che abbiamo finito le bibite. Un no. altro andato. Ma io c'ho sette, Pier. Buona giornata. Un giorno fortunato. Detto questo, ragazzi, dobbiamo andare. Comunque, buona mangiata. Avete spaccato, è stato un piacere conoscervi. Ma adesso devo correre. Ma Pier è andato via, Pier è andato via. Sì. Ne è ancora lì. Lì. Guarda lì. Guarda lì. Guarda lì. Oh, diamoglielo. Vuole un panino. Vuole un panino gratis. Prendilo, prendilo. No, prenda, 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 veloce. Vuoi un panino? Vuoi un panino? Un panino del Mac, gratis. Ma guarda che buono, porco Diaz. Ma che freddo, hai una borsa termica. È una tecnica che sta funzionando. Ma raga, ma porco Fra, due. Vai da qualche parte. Allora, questo è super. Stiamo andando nel centro accoglienza di City Angels, che è praticamente un centro di accoglienza di senza tetto e persone che sicuramente non mangiano da tanto tempo. E niente, li stiamo per andare a cibare. Vuoi un panino? Tieni, frate, tieni. Prendilo, prendilo, dai. Ti giuro. E glielo dai, vabbè, amici, dai. Ma i Pirla secondo voi sono ancora lì? Allora ragazzi, siamo in macchina. Adesso il nostro obiettivo sarà spostarci in Parco Sempione, dove c'è tanta gente che passa. Nel frattempo dammi qua, mangiamo anche noi ovviamente. Se la prendono con calma, perché effettivamente in questo momento sono i più in vantaggio. Però ancora per poco. Un panino, un panino, un panino. Un panino al volo, panino al volo, panino al volo. Panino del Mac, panino, panino. Panini gratis. Panini gratis! Semaforo rosso, e allora andiamo. Vuoi un panino, bro? Perché no? Grazie, bro. Fratello, guarda, te ne do anche un altro. Buona merenda. Grazie. Mamma mia, ha funzionato. Buono il panino? Ti è piaciuto il panino? Ed eccolo in fondo, c'è l'entrata di Parco Sempione. Ci siamo! Dai, andiamo, continuiamo. C'è ancora tanta roba da consegnare. Ragazzi, scusate, stiamo facendo una salve. Stiamo regalando panini del Mac in giro alla gente. Volevamo solo sapere se eravate interessati dei panini del Mac. Ci aiutate allora? Ciao, grazie mille. Guarda, un panino a testa e se volete ci abbiamo anche le patatine. Le persone più gentili sulla faccia della terra. Cioè, poi vedrete che non è così facile regalare i panini alla gente. Scusi, sei bellissima. Vuoi un panino? Vuoi un panino? No, aspetta. No. Hai un ragazzo? Grazie. Sei un'amica? Vai, panini. Ciao. Sei bellissimo. Volete dei panini? Panini gratis. Non ci credo, venite a prendere i panini. Attenti alla strada. Non so veramente come questa strategia abbia potuto funzionare. Fate pare che abbiamo sbordato. No, raga, è assurdo. Quanti l'abbiamo dato? E qui il team di Fedeasso fa un gesto veramente, veramente bello. Ma siamo in centro accoglienza, abbiamo 50 uomini. Regalare panini a chi ne ha davvero bisogno. Abbiamo meno 100 panini, quindi per ognuno ci sono per panini. Tutti. Quindi panini per tutti e ciao. In questo momento eravamo quelli più indietro di tutti. Però avevamo un piano in mente. Eccola, cartocciaia. Comprare un cartellone per scriverci sopra panini gratis. Ti possiamo chiedere 3 pezzi di cartoni, tipo cartoncini grandi e un bel pennarellone nero. Porco? Mazza, perfetti. Devo. Ma se te lo paghiamo con un panino del Mac va bene. Con 20 panini del Mac veniamo qui dentro. No, non sto scherzando, veniamo qui dentro con 20 panini. Volete pagare con 20 panini? Sì, sì. Siamo tornati al baratto. Ok che eravamo quelli più indietro, ma stavamo veramente esagerando. Panino che muoio. Solo che alla fine la tipa aveva sete e noi avevamo finito le bibite, quindi abbiamo pagato con la carta. Dai, venite qui, ragazzi, scriviamo il cartellone. Panini grafia. Che bella calligrafia. McDonald's sotto scriviamo. Facci la M, esatto. Mamma mia, refe. Perfetto. Doppio. Doppialo e coloralo dentro e faccio anche le sfumature. Fighissimo, zio. Oh, è figo, fighissimo. Perfetto. Ti do un panino se mi dai un bacio. Ok. Soltanto tipe fighe. Noi non facciamo discriminazione. Ma vogliamo scrivere, bro? Volete? Ancora caldi? Panino del Mac gratis. Ho veramente paura di quello che potrebbe succedere adesso. Sì, perché lui tiene il cartello un bacio per un panino. Salve, vuoi un panino del McDonald's? Sta parlando al telefono, ragazzi, non ci caga neanche. Vuoi un panino del Mac, zio? Lo volete? Vai. Prendete quanti ne volete, ragazzi. Basta. Ce ne sono altri qua, se volete. La tecnica dei cartelloni, diciamo che non si è rivelata una bomba. Però, alzando un attimo lo sguardo, abbiamo notato che in stazione centrale era veramente pieno di gente che non mangiava da chissà quanti giorni. Quindi abbiamo deciso di provare a rimediare. E anche questo sacchetto è andato. E devo dire che anche il team di Fedeasso non è stato da meno. Questo è il chicken. Qua, punto di raccolta, possiamo dare a persone che hanno veramente
bisogno di questi panini. Ne vuoi un altro? No, io ho già mangiato. Sicuro? Sicurissimo. E quest'uomo mi ha veramente colpito in maniera particolare. Chissà da quanto tempo era che non mangiava. Sicuramente aveva ancora tanta fame, ma ha preferito che tutti gli altri mangiassero. Tu ne vuoi un altro? Manco, che manco? Penso di sì. Un manzino. Tieni, questo col manzo. E una situazione ancora più surreale era la situazione di quest'uomo. Guardate dov'era. Sotto al tunnel della stazione centrale. Costretto a star lì perché non aveva una casa, in mezzo a gas di scarico delle auto, una puzza indecifrabile. Ma una volta arrivati lì non riuscivamo a non regalargli un pacchetto di tantissimi panini. Però sapete che bello, si sveglierà con il McDonald's. Allora raga, stiamo avendo non poche difficoltà perché fin qua abbiamo incontrato praticamente solo stranieri, persone anziane che ci guardavano male, per cui abbiamo capito che è meglio cambiare zona, direzione Piazza Duomo. Brutto errore Pier, guardate ora che cosa gli succede. Ok ragazzi, siamo entrati nel covo dei Maranza di Milano e qui puntiamo a donare tanti panini. Ragazzi, so che sembra strano, ma dobbiamo regalare i panini del Mac. Voi interessati? Perché? Vuoi apparire? Giuro. Perché? 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 Qui succede una cosa assurda, un Maranza cerca di rubare il telefono a Gnabri che stava in quel momento riprendendo Pier mentre regalava i panini. Ma per fortuna alla fine, dopo non poche litigate, riesce a riprendere il suo telefono. Ora, partendo dal presupposto che io odio sta gente di me, in una situazione in cui addirittura voglio regalarti i panini gratis, tu grandissimo pezzo di merda basta, cerchi addirittura di rubarmi il telefono. Ma si è calmata perché non sono riuscito a rubargli il telefono, altrimenti a quest'ora erano già scappati. E Pier è veramente, vi giuro, è un cuore d'oro. No, noi siamo solo dei youtuber, stiamo facendo un video in cui dobbiamo regalare panini di merda a tutta Milano. Dobbiamo regalare panini a tutta Milano. Prendete e mangiate tutti, guarda, puoi anche prendere e svuotare. Non so se vi ricapiterà più questa cosa. Guarda, voi prendete tutto il sacchetto. Ragazzi, è stato un piacere, buona merenda. L'abbiamo liberato un bel po'. Quante volte nella vita vi è capitato di farvi regalare dei panini del Mac? Ecco, Piazza Duomo ci aspetta, aspetta solo noi. Speriamo di essere i primi e che gli altri non siano arrivati già qui prima di noi. Scusate, volete qualche panino del Mac? È gratis. Sicuri? Gratis. Gratis. Sicurissimi? È gratis. Puoi prendere, prendeteli. Bellissimo. Perché sei youtuber, stai facendo una sfida. Poi ci sono anche i panzerotti. Abbiamo di tutto, abbiamo di tutto. 1000 euro abbiamo. Oh, comunque sono 200 euro per questa sfida. Ciao. Così, vuole un panino del Mac? Lei che li porta sempre, ne vuole uno? Ma avete capito con chi sto parlando? Un rider che porta McDonald's dalla mattina alla sera alla gente. Dai, non ci credo. Do you want a free hamburger? No, like to give to your client. For next client. No, thank you. No, you're sure? Man, it's like free. A tip for you. It's a tip for you. Okay. All right, let's go. Give me the pugno. Give me the pugno. Okay. Hand. Come on. Bye bye. Assurdo. Assurdo. Fermo. Aspetta. Questo qui è il mio nuovo canale. Quindi mi raccomando, iscriviti per non perderti tutti i nuovi video. Manca ancora qualche sacchetto con qualche panino in giro. Che adesso raggruppiamo tutto in un unico sacchetto. E io ho quasi finito la mia sacca. Tu, Gnabri, come sei messo? Patatine. E poi abbiamo finito. Vai. Grande, frate. Dai. Panini gratis del Mac. Veramente? Ragazzi, stiamo regalando panini del Mac. Volete? Sì, grazie. Allora, c'è questo per te. Sono dei chicken burger. Ti piace il forno, vero? Chicken burger, mamma mia, tutta a Milano. Vai, te ne do un'altra. Tua giornata fortunata. E un altro sacchetto è andato. Quanti ne hai mangiati per ora? Tre. Continua. Quanti ne hai mangiati? Questo è il secondo. Beh, mangiane ancora. Pia. Un altro? Direi che dobbiamo andare, salutiamo tutti. Sì, adesso andiamo. Andiamo. Una bellissima cosa. Ragazzi, noi andiamo grazie via. Mille. Grazie mille. Ciao ragazzi. Noi andiamo via. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao ragazzi. La bella cosa. No, mi metto a piangere, Fede, se mi inquadri mentre parlo di cose sentimentalmente molto emotive. No! È stato molto bello. No! Vorrei farlo tutti i giorni. No! È stato un momento veramente tanto toccante, molto soprattutto ringraziati tantissimo, come se gli stessimo donando una vita. Il nostro percorso non finisce qua, adesso andiamo verso Centrale, dove cerchiamo di dare via panini anche lì. E indovinate chi c'era in quel momento in stazione Centrale? Ancora noi, che stavamo continuando a regalare panini a chi ne aveva davvero bisogno. Grazie. God bless you too. Bye bye. Che bello, figa, che bello. Vuoi un panino? A lot of hamburger for you. Bye. E anche il team di Fedeasso, quando è arrivato in centrale, ha dato il meglio di sé. Grazie, caro. Figurati, nessun problema. Buona salute e buona fortuna. Grazie mille. Ciao, ragazzi.
Simone ci saluta che deve prendere il treno. Signori, sono sicuro che Fede porterà a termine la missione, ma so che comunque a prescindere l'abbiamo già vinta. Ma ehi, è stato bellissimo, ma mancano 10 minuti alla sfida. McDonald's gratis, cibo gratis. Piccioni, posso mangiarlo questo? Oh, vale anche i piccioni, non deve essere solo esseri umani. Ah sì. Guarda. Top, e adesso ci facciamo un panino grazie ai piccioni. Prendete. Mamma mia, è che a Milano si dà il caso che è pieno di piccioni. Vuoi? Guarda te. Vuoi panini? Va. Puoi prendere. Tutti quelli che vuoi. Va pure. Guarda qua, stiamo spamando tutta la città. Tattica del piccione ha funzionato. Sì, apro. Devo regalare tutto. Vuoi tutto il sacchetto? Tieni tutto il sacchetto, fratello. Godiselo. Allora, io sto finendo il mio sacco, ragazzi. Siamo veramente a buon punto. La tattica del piccione ha funzionato. E mentre io stavo per andare via a raggiungere Pirla SV in Duomo, succede l'imprevedibile. Mi stavo letteralmente cagando addosso. Cioè, raga, guardate, io gli offrivo i panini e loro non mi rispondevano. Io non sapevo cosa fare. Pensavo che tra poco partissero e mi venissero ad attaccare. Infatti, dietro di me i miei amici, avendo capito la situazione, mi fanno: non li vogliono, non li vogliono. Fra, nel senso, andiamo via. Ma prendo coraggio e decido di fare la prima mossa, avvicinandomi e dandogli il panino. E alla fine anche tutti gli altri seguono la mia mossa e prendono tutti il loro panino. Ci manca sempre meno, dai Egnabri. Dai, ci manca poco. Dai, ciao, manca pochissimo e ce la facciamo. E quando mancavano solo 5 minuti, alla fine della sfida succede l'imprevedibile. State ragazzi, sta regalando dei panini. No! Era la nostra zona. Siete messi voi? Ah, non sono questi. Come sono quelli? Solo questi. Solo questa roba qua che è un pochino di più. Porca miseria. Eravamo in vantaggio netto rispetto a loro. Te la risolvo io. Ah no, questi sono avvelenati, bro. Abbiamo modificato il laboratorio, sono avvelenati, bro. Non prendere niente che ti dice. Sono panini. Guarda che stanno capendo. Vuoi un panino? Guarda, tieni. No, però loro stanno facendo scherzi. Il nostro è più buono. Loro fanno video dove fanno scherzi. Ci hanno sputato dentro i panini e provano a regalarle in giro. Ma non è vero. Stanno dicendo delle menzogne. Non è vero. Noi li hai visti i qui appuntano i panini. Qui sputano i panini. Mamma mia. Si chiama il pirla, si sputano. Dovete il suo naso che si sta allungando. Ecco a posto. Raga, ne abbiamo tre, gli ultimi tre. Porca dai. Dai, vinciamo, dai, cazzo, vinciamo questa. Sì, zio, quanti vuoi? Due? Zio. Oh, buona giornata, raga. Manca uno, uno abbiamo vinto, zio. Sì, peccato che sia stato il panino più difficile da regalare nella storia di tutti i panini del McDonald's. Ci vogliono far vincere, frate. È l'ultimo panino, dai, tienilo, tienilo. Ti prego, tieni questo panino. L'ultimo panino. Sfida. Ti prego, tieni questo panino. Sì, sì, let's go, let's go. Grazie, ciao. Let's go. The winner is. Ragazzi, ci hanno appena comunicato che abbiamo perso. 9 panini ci mancavano. Bello, devo dire che è stata una bellissima sfida. Ma in tutto questo, Fedeasso? Ragazzi miei, vi chiederete dove sono finito. Sono scomparso. No, e sinceramente mi chiedo anche per quale motivo sei a Genova. E sto andando da mia sorella, che compie gli anni tra un'ora, a darle l'ultima busta di Mac. Dentro ci sono tipo 80 panini, quindi. Dov'è? Ma l'ho preso 70 panini del McDonald's. No, 70, guarda, tocca prendilo, ma siamo qua che stiamo festeggiando il compleanno di Franci e qua nessuno sa che c'è ancora una sorpresa. 100 panini del McDonald's. Quanto ho speso? Tantissimo. Ha speso Captain Blaze, grazie capitano. Però alla fine di tutto noi ci siamo davvero divertiti. Loro hanno mangiato per la prima volta dopo non so quanto tempo.